Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Capezza, questo lo sapete, e ci troviamo in vacanza. Ma in vacanza non potevamo farci mancare una piccola passeggiata alla Lidl. Quindi mi sono recato alla Lidl locale e non è passato inosservato dentro i cestoni, quelli chiaramente dedicati alla Parkside, questo giocattolino per il nostro piccolo, diciamo così, frullinetto, ovvero smerigliatrice. Questo supporto ci permetterà di fare dei tagli dritti, obliqui, in diagonale. Sarà presente una morsa, come si può vedere dalle fotografie, appunto per non far muovere il pezzo dove andremo a eseguire i nostri tagli. Ma adesso mandiamo la sigla e facciamo il vero e proprio unboxing. Chiaramente avrete notato la mia postazione provvisoria, ma è quella estiva, della residenza estiva, quindi non avrò microfoni, non avrò cavalletti e non avrò luci ausiliarie, perciò dovremo accontentarci appunto di questa recensione così un pochino improvvisata, ma l'importante è portare qualcosa da vedere e da studiare insieme. Quindi vado a rimuovere il sigillo di garanzia con la mia super chiave e vado a fare quello che è il vero e proprio unboxing. Perdonatemi per il traballio del supporto, ma sto facendo l'unboxing su un tavolino di quelli da giardino, quindi veramente veramente molto movibile. Ok, all'interno, per una questione di praticità, ho inserito il suo scontrino. Non so se riesco a farvelo vedere. Il prezzo, infatti, vedete, è di 14,99, meno di 15 euro. Ok ragazzi, ho cercato di ovviare le vibrazioni del tavolino mettendo la macchina su un altro, diciamo, mobiletto. Andiamo a vedere quindi il contenuto della confezione e cerchiamo di capire un po' come funziona. Quindi avrò bisogno di rimuovere una e due fascette che mettono appunto sicuramente sia per il trasporto e sia per una questione di conformità. All'interno troviamo il classico e convenzionale libricino di istruzioni, che adesso andremo a vedere più dettagliatamente, e troveremo una busta molto molto fornita con pezzi di bulloneria e ferramenta varia. Vediamo adesso se avremo bisogno dell'ausilio appunto del manuale di istruzioni per montarla o riusciremo a farlo noi in modo autonomo. Ok, quindi una volta rimosse le nostre protezioni andiamo a cercare di capire come funziona l'aggeggino. Vediamo che è presente questa morsa che scorre avanti e indietro e ci permetterà di fare anche sinistra e destra. Quindi vado ad allentare il mio pomellino e vedete che può posizionarsi in vari modi. Chiaramente per dare un taglio ad angolo sarà necessario allentare questo dado. Per questo ci forniscono una chiave dedicata. Vediamo un attimo, tiriamo fuori tutto quello che serve. Perfetto, come prima cosa andiamo quindi ad allentare il bullone e ci permetterà appunto di creare l'angolazione. I bulloni sono due, uno di fermo e uno per regolare la gradazione. Ok, quindi vediamo già da subito che allentiamo questo e questa qua potrà seguire appunto il movimento che fa la parte della morsa che scorre. Una volta bloccato alla gradazione desiderata, questo il pezzo potrà essere bloccato e stretto chiaramente con il pomellino e la sua morsa. La morsa può fare avanti e dietro, ma la cosa veramente carina si trova qui. Quindi vado a rimuovere il tagliandino e vediamo che sono presenti questi due bulloni dove andrà montata appunto la parte movibile. Posso dire che la base dovrebbe essere forse una lega, un qualcosa simile, molto simile alla ghisa, se non fosse proprio ghisa, anche se l'idea è quella. Posso dire che è abbastanza pesante e la cosa bella che hanno pensato di fare è creare queste due asole con questi due buchi per essere appunto fissata magari su un banco o una base un pochino più grande per dare un po' più di stabilità. Quindi vado a montare i due bulloni che abbiamo appena tolto. Questo sinceramente non è particolarmente
facile da mettere perché i buchi sono veramente fatti in modo molto 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 preciso, forse troppo. Questo è stato fatto sicuramente per dare una stabilità maggiore appunto alla parte che si muove. Secondo me a prima impressione l'oggettino è veramente simpatico e il rapporto qualità-prezzo dovrebbe essere reale, perché 15 euro. È vero che questo aggeggetto ce lo stiamo montando noi, però è anche vero che parliamo sempre di oggettistica e utensileria uso hobbistico. Quindi non cominciamo a dire, ma non ha la guida, non ha il rinforzo, non ha... Perché sembra sinceramente che abbia tutto quello che debba avere un supporto per una smerigliatrice angolare. Andiamo a vedere adesso tutte le altre componenti per poter appunto montare il nostro supporto. Chiedendo quindi l'aiuto sia della regia che del manuale di istruzioni, perché veramente sono tantissimi tantissimi pezzi. Anche se le istruzioni non sono proprio, diciamo, la copia speculare di quello che troviamo all'interno, è percettibile che dobbiamo mettere questo dadino all'interno di questa feritoia. Qui troveremo appunto una feritoia dove andare ad alloggiare il dadino. La rondella sarà messa dalla parte esterna e monteremo così la nostra maniglia per far muovere il nostro supporto. Quindi troveremo all'interno della confezione questa asticella da una parte filettata e questo carterino che sarà appunto un parascorie parascintille. Non dovremo far altro che infilare la parte filettata nella parte di plastica, andare a vitare il galletto tutto chiaramente in 6 mm, poi le misure verranno settate in base al tipo di utensile che andremo a montare. All'interno del nostro supporto, nella parte posteriore, troveremo questa vite a galletto sempre da 6 mm. L'andremo a stringere, adesso io lo faccio in modalità proprio provvisoria e approssimativa, appunto quando il nostro frullino, la nostra smerigliatrice, si muoverà contemporaneamente al supporto, farà in modo che quando andrà ad eseguire il taglio su questa feritoia, le scintille non colpiranno né il volto e né, diciamo, gli arti con cui staremo andando a lavorare. Troveremo qui due buchi con presente alloggiamento, non so se riesco a farvelo vedere, regia, arrivi all'esagonale, non andrà montato praticamente nulla, ma nient'altro che bisognerà infilare questi due registri, uno sopra ed uno sotto, e saranno quelli che andranno a tenere spinta la nostra smerigliatrice, dopo aver montato una serie di altri bulloni e tiranti. È percettibile capire che questi supporti vadano montati, se vediamo la plastichina va ad alloggiarsi perfettamente su questo tipo di asola, quindi andremo a rinfilare questo qui e molto probabilmente anche questi serviranno per imbullonare la nostra smerigliatrice. Ma adesso do un'assemblata un pochino generale per andare a provare la mia smerigliatrice, dopodiché torneremo e vedremo il video come si evolve. Sinceramente sembrerebbe apparentemente all'inizio molto più complicato di quello che realmente è. Vado a prendere la mia smerigliatrice, una volta montati i due pezzi, possiamo andare a vedere che con l'ausilio dell'asola che si trova presente abbiamo varie modalità per montare i nostri accessori. Adesso vediamo se il bullone dovesse essere questo, no, è grande. Vado ad aprire quest'altra scatolina e vado a prendere il bullone da 8 mm chiave 13. Adesso io non monterò per una questione di velocità del video gommini, plastichine, antivibranti e quant'altro, ma farò appunto una dimostrazione di come poter montare e dover montare la nostra smerigliatrice. Quindi se dovesse essere lungo il bullone non faremo altro che mettere delle rondelle, degli spessorini o magari, perché no, bulloni più corti. La stessa cosa l'andremo a fare dalla parte posteriore. Adesso la regia mi segue con la macchina, ok, e avremo la stessa situazione dalla parte appunto inferiore. Fatemi vedere, ok, una volta preso anche questo qui, stesso discorso, si andrà a stringere questo bullone e si andrà a prendere poi la parte perpendicolare. Una volta tracciata, diciamo, la reale perpendicolarità dei due braccetti, di questo sopra e di questo sotto, verrà stretta la nostra smerigliatrice. Una cosa fondamentale, ricordo sempre che per una velocità del video ho lasciato tutto lento, questo poi andrà stretto, ci andrà una piastra in base al modello che andremo a montare, si potrà mettere
quella più lunga, quella più corta ancora, verrà messa appunto qui per tenere ferma la testa della nostra smerigliatrice. Una cosa molto importante è questa feritoia. Se io dovessi montarla appunto adesso in questo modo, il disco non entrerebbe nella feritoia. Ma la cosa bella qual è? È che andando ad allentare questi due bulloni potrà fluttuare a sinistra e a destra, quindi il nostro supporto potrà traslare in modo che al momento dell'utilizzo del nostro supporto, compreso la nostra smerigliatrice, potrà fare in modo che entri praticamente perfettamente al centro dell'asola già creata. Ok, quindi basterà in questo caso portarla verso la destra. Un'altra cosa molto molto carina e simpatica che è stata pensata è questa clip fermacavo. Questa è una cosa veramente bella e potrà, diciamo, essere d'aiuto senza che questo cavo vada a svolazzare e interferire sulle nostre lavorazioni. Dunque ricordiamoci, una volta aver fissato tutto, di andare a lavorare su questi piedini. Vedete come è esposta la levigatrice? Chiaramente saranno uno e due piedini a dare poi la parte, diciamo, corretta, la posizione corretta, perpendicolare, per eseguire i tagli dritti. Perciò ci accorgeremo subito se la smerigliatrice dovesse fare un taglio non perfettamente dritto, potremo tranquillamente andare ad agire sui nostri piedini. Vedete come il disco fa avanti e dietro, ok, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. E quindi ragazzi, nonostante le vacanze, nonostante la nostra residenza estiva, abbiamo portato sul canale un'altra bella recensione. Quindi non mi resta che lasciarvi le solite raccomandazioni: iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale, lascia un pollice in su se il video ti è piaciuto e, che dire, ci vediamo al prossimo video e non mi resta che augurarvi buone vacanze.